Le restrizioni internazionali sugli spostamenti dovute all'emergenza coronavirus continuano a tenere separate ancora migliaia di coppie binazionali. Anna, quali sono stati i momenti più difficili di questi 8 mesi di separazione da Gregory? Sicuramente il momento di maggior sconforto l'abbiamo avuto quando abbiamo avuto la certezza di non poterci ricongiungere negli Stati Uniti per le vacanze di Pasqua, quando erano già 3 mesi che noi eravamo distanti. Abbiamo atteso ogni giorno sperando che qualcosa cambiasse, che comunque anche l'Italia accettasse il ricongiungimento delle coppie binazionali, ma purtroppo ancora oggi non c'è questa possibilità. Quindi come siete riusciti, soprattutto in questi 4 anni e mezzo di relazione, a vivere la vostra storia in maniera solida, nonostante la distanza? Diciamo che una nota positiva della relazione mia di Greg è la grande positività. Abbiamo sempre comunque preso con gioia la nostra relazione, abbiamo saputo condividere la nostra quotidianità anche quando per mesi siamo rimasti distanti, abbiamo goduto di ogni momento insieme e soprattutto la cosa che ci tiene vivi ora è la preparazione del nostro matrimonio e il nostro futuro insieme. E per cercare di ricongiungervi il prima possibile, avete deciso di aderire al movimento Love is Not Tourism. Cosa ti senti di chiedere e di dire al governo italiano? Mi piacerebbe tanto che il governo italiano potesse aprire gli occhi su questa problematica che sta colpendo e sta facendo soffrire tantissime coppie, anche di cittadini italiani e tante famiglie. Sarebbe bello che un paese accogliente, aperto come l'Italia, potesse aprire gli occhi e aiutare un po' a superare questa situazione di difficoltà. Ciao a tutti, sono Greg, il fidanzato di Anna, e sono qua in Michigan ad aspettare il governo italiano ad aprire le frontiere alle coppie binazionali come noi, come hanno fatto tanti altri paesi in Europa e come ha consigliato la Commissione europea. Dopo 8 mesi mi manca tanto, tanto, tanto la mia fidanzata bergamasca e mi manca tanto, tanto Italia. Ho lavorato per tanti anni in Italia, agli scavi in Pompei, a Roma, in tanti posti, e ho lasciato un po' del mio cuore in questo bel paese. Allora non vedo l'ora di tornare lì a vedere la mia fidanzata, a salutare tutta la mia famiglia bergamasca. Quale sarà invece la prima cosa che farete non appena riuscirete a rivedervi? Hai detto che Gregory è innamorato dell'Italia, ma soprattutto di Sarnico, è vero? Esattamente, sicuramente una delle prime cose che faremo sarà una bella cena, a Sarnico con una bella bottiglia di vino e un po' di pesce.